Sapete che una delle ragioni per cui Valentino è stato incerto fino alla fine se fare o non fare il corregarci, se sono lì, eccetera, è stato, ma se poi qualcuno rompe l'opera del maestro? No, ma è bello che esistono cose fragili. Beh, è bello che esista ancora la fragilità, no? Come la debolezza. Io ringrazio Luigi Untani perché devo dire è veramente un gesto d'amico per mettere in tanta fragilità, che tanta fragilità possa casualmente, come dire, avvolgere, essere avvolta dalla poesia, ma anche dalla violenza della poesia, dall'impeto degli spettatori, degli ascoltatori. E quindi perché essendo la sua bellezza su un livello molto più alto che non la mia poesia, è infrangibile. Bene, grazie. Simone Carlo Bellotta, un amico scrittore critico che evidentemente vuol mettere il becco sui miei affari. Io voglio sentire Valentino al più presto, quindi sarò velocissimo. Voglio solo dire questo, che ha ragione Antonio quando dice che non c'è il dolore della poesia Valentino, ma più che non c'è dolore forse non c'è lamento, che è una cosa rarissima, non c'è mai lamento. C'è il pathos, secondo me, ma non c'è lamento. La seconda cosa, conosco Valentino, siamo amici da tanti anni, quasi 15, sono un suo lettore da 20, però devo dire che, e questa è un'occasione straordinaria per ascoltarlo, perché essendo Valentino Zagrin una leggenda, ma chi era una leggenda Valentino? E essendo veramente il suo personaggio larger than life, come dicono gli inglesi, a volte questo personaggio copre la poesia, invece la poesia di Valentino, e me ne sono reso conto tanto di più leggendo il volume che la raccoglie tutta, o quasi tutta, la poesia di Valentino ha una lunghezza d'arrivo straordinaria e dobbiamo ascoltarlo non solo come personaggio, amico, raccontatore straordinario, ma soprattutto come poeta, e quindi è bellissimo che stasera possiamo fare. Grazie. Al libro me lo faccio. Signori, mi appresto a leggere, poiché questo mio primo libro che dà inizio a questa raccolta è stato pubblicato 40 anni fa, voi quindi potete immaginare la lunghezza del tempo, la noiosità del tempo, il tempo stesso si è annoiato di queste cose. Quindi evidentemente io le ricordo in vita attraverso la mia voce parziale, non imparziale come se io leggessi un altro poeta, la mia voce parziale. Infatti a me piace solitamente leggere gli altri poeti, poiché do voce a qualcuno che non aveva più voce. So, cito Ciro di Pers, un grande poeta marinista del Seicento, a cui una volta in un teatro ho dato voce. Lui non aveva più voce da molto tempo, perché come vedete Gutenberg è un carattere morto, cioè è un cimitero, i libri sono cimiteri, piccoli cimiteri. Non voglio attestarvi, eh? Tornate a leggere, che ancora non è il tempo della sepoltura. Bellezze sullo sfondo di un pneumatico. Se la resurrezione avrà l'ubicazione attribuitale dalla profezia, inizierà dalla fine del mondo e ne rifarà il percorso all'inverso. Gli ultimi morti saranno anche i primi a risuscitare. Quando sarà prossimo il compimento dell'opera, rintracciati e ricomposti i trapassati, muniti di resti pneumatici in senso di anima, i risorti per primi saranno nuovamente morti, a conferma dell'eterno ritorno. Ma dove vai, bellezza in bicicletta, così di fretta, pedalando con ardore? Avevo citato una canzone di quegli anni. Ah. Agli ignari scrittori di saluti, le moltitudini della flora occupano pagine di terra, con lo stesso motivo di pianta, ripetuto in filari per migliorare l'ortografia di una coltura.
in una perturbazione nostalgica si addensa scontro di mitologie ormai informi, dalla destinazione ignota, che si può deviare indirizzando altrove il maltempo, inviando cartoline rannuvolate. Tenetevi a prudente distanza dai panorami e come prescelti destinatari celate almeno lo stupore all'estro del fulmine. Se la linea della tua vita nella mano ti pare breve, allungala con la matita e chissà che l'innesto non riesca. La tennista, alta a piombo, con i capelli al vento e il muro al cuore. La volée divora l'attimo, sorriso a racchetta incerto. Collezionista game, addio singola, volto a racchetta, corpo di cemento e in doppio sottorete, la mia bocca al recinto, schiacciata, addio tennista, dal volto a racchetta, dal corpo di cemento e di muro al cuore. Sembra meglio la roba che ho scritto tanto tempo fa. È classico. Questa era dalla prima raccolta che si chiamava Area di rigore, dalla mia prima raccolta, quando vi ho letto. Dalla mia seconda raccolta che si chiamava Ricreazioni, come vedete è un gioco, la prima si chiamava Area di rigore, il mio amore per il calcio, per la Lazio, cioè. E questa si chiama Ricreazione, dalla mia seconda, che è del 1979, l'altra era del 74. Dovrei darvi anche qualche indicazione stradale. Nizza. Sulla promenade des Anglais a Nizza, una ragazza dal profilo tonchinese siede davanti al mare e compila un cruciverba sul giornale. Lo orienta con sapienti aggiustamenti, affinché la tavola enigmistica collimi a distanza con l'intersezione di longitudine e latitudine. Vedendola in nativa, mi avvicino per suggerirle qualche parola. Seguo per qualche istante la posa delle lettere, fiero dell'apporto, quando mi investe una salva di insulti che sollevano colonne d'acqua. L'abbandono e corro al riparo, presumendo che si tratti di battaglia navale. Sempre la Ricreazione. Barnavona. La posta in gioco era alta bionda, giovinezza desunta dal polso che ostentava un orologio al quarzo. Un amico disse: sono Porto Franco, saprà valutare la convenienza. L'altro osservava il coprifuoco dei sentimenti. Così mi intromisi fra lei e il sole, prima che l'adorasse come una moneta, lievitandone il valore. Per non contrariarla, nell'avvicinamento mi accostai coi modi invisibili dei camerieri, sperando che mi porgesse in mancia il suo profilo abbronzato. Posso farle da ombra? Devo proprio ritirarla? Mi allontano, retrocedendo, così posso accarezzarle la figura. Dica almeno addio alla sua ombra. Potevo essere una svolta nella sua vita. Alla prossima mi ritroverà solo come nome sulla lapide di una via. Per Sandro Penna, da quel mosto aulico della lingua italica ha distillato versi di vino rimato. Thank you.
piazza. Se di me sopravviverà un nulla di qualche movimento, sarà il cognome scritto all'estremo della tabella di una linea d'autobus, a patto che un altro poeta acconsenta che col suo nome si intitoli l'altro capolinea, così da poterci scambiare delle visite. Metafisiche, perché anch'io mi sono inoltrato nei pensieri, negli altri pensieri, nelle altre idee, mi sono non intrufolato a domande mal poste uguali risposte, pur vantando verosimile ed onorevole servizio. La verità non sopporta che per troppe volte le si rivolgano le stesse domande, e replica da quanto che sfilando si lascia che il suo rovescio venga scambiato per il dritto, dovendo soddisfare in maniera diversificata gli interrogativi di molte generazioni. Numeri romani, sempre dalla raccolta del 79, ricreazione. Molte date storiche ci terrorizzano per le monumentali atrocità dei monarchi che astutamente si succedono, abbinandosi alla numerazione, che li abbandona nel sonno e prosegue senza di loro. Inaspettatamente la nuova dinastia pone la candidatura per i legittimi discendenti, i numeri tiranni dell'usura. Stringi la cinghia, sempre da ricreazione. L'esistenza non parrebbe così breve ai posteri promessi, se almeno sulla carta le date di nascita e morte non fossero unite da un corto trattino di vita. Adesso scherziamo prendendo in giro la cinghia graduata attorno alla vita, che la fibbia anagrafica svari liberamente lungo quei ristretti margini all'oscuro in quale occhiello e a quanti scatti dissi il nostro necrologio. Bene, spero di non annoiarvi. No. Ci fa pensare troppo. Non siete le benevole, prego. Non ci fa pensare troppo. Non ho capito. Ha detto non ci fa pensare troppo. Ah, bene, ho capito. Questa l'ho capita bene. Beh, e allora passo a museo interiore. Mi dispiace, vi terrò qui a lungo stasera. pensavo, fortunatamente ho saltato anche un'opera, quindi... Grazie. Allora, 140 minuti. Veramente ho saltato un'opera. Questo non ce l'ha, ridicela. No. Bene, inizio dalla mia quarta raccolta, che si chiama Museo Interiore. 1987. Svanimento, come un pittore mancato che fa della posa istantaneo ritratto, avendo per te lo specchio e per tecnica solo ingegnoso affetto, si credulo nel miraggio che non sa vedere
dello svanimento, dell'amato riflesso. Bravo. Cerniera lampo sul binario dentato della cerniera lampo a lunga percorrenza, simile a una piccola motrice, lo zip sibila come un brivido toccando alte velocità e lascia dietro di sé l'abisso del corpo denudato che sgomenta l'ammiratore di paesaggio. Little Nemo, tu sarai anche una stella, ma nella vanità del mondo non sono da meno uno specchio. E se valida quella teoria che vuole l'universo in espansione, ci allontaniamo l'uno dall'altra come galassie, lasciando tracce di sangue sullo spettrografo. In un'ipotesi contrapposta, l'infinito sarebbe stazionario e manterremmo le oscure distanze, a mio malincuore. Per avvicinarci dovrebbe prevalere la teoria dell'universo che si contrae, ma equivarrebbe al finimondo. Perciò addio, stellina bionda. L'amante della poesia. Qui entriamo nel frivolo, Col proposito di disciplinare la vita stampata, che assai più della vera, recalcita, apparecchio in letto, che per gioco somiglia alla tavola di un banchetto, con prelibate pietanze, ritagli di giornali con elogiative, recensioni ai miei libri. Il piatto forte consiste in mie foto a colori pubblicate su riviste, profili, mezzi busti, l'intera figura. Giunge l'amante della poesia, evita gli approcci fisici e si inginocchia, radendo con le labbra i miei ritratti. La sua foga fa ben sperare, ma non di meno m'allarma. Osservo le carte gualcite, le teste spiegazzate, sciupate dal passionale trapestio. Ora l'amante della poesia rivolge le sue attenzioni all'originale, ma la vedo come interdetta, poiché non mostra di saper distinguere fra me e le copie cartacee. Destinazione. Le ferrovie e il cinema pagano invenzioni parallele. Come i negativi ultrasensibili, anche i treni impressionano la folla. Nelle stazioni capita di scambiarli per film. I fotogrammi dei finestrini vanno in sincrono con l'invisibile velocità del vero. Vi si affacciano volti e busti in ansioso andirivieni per le stagioni temporali dei verdi. Mai rassegnati al destino di comparse, vorremmo evadere dalla pellicola per riapparire in quella fronte, inquadrati accanto alla protagonista, che corrisponde con lo sguardo, già coperto da simultanea di. Ora i film sfrecciano paralleli, sfiorando la sovrimpressione, ma presto la similitudine si studia, dissolvendo sogni e somiglianze. Basta. Dai, vai. No, mi hanno detto, mi hanno annunciato che sarebbe arrivato un giovane, promettente violinista, entusiasta della musica. E allora gli vorrei volentieri dare il cambio. Nel frattempo io mi astengo. No. Non è venuto? No, non si può fare. Ha disertato? Bene. Se l'imparziale scienza anticipa l'immortalità utopia delle rane, dovremo rivivere fra un secolo per usufruire dell'ambiguo progresso che nel nostro vuoto presente è solo vano delirio faustiano, ma sarà ovvio, ludo ai posteri. In un astuccio dell'adolescenza
antica tesoreria di gomme e matite, ho conservato uno chocolate baby. Dentro ogni filo biondo vi sono più cellule dormienti corredate di codice genetico. Basterà risvegliarle una alla volta, ricorrendo alla clonazione, e quei prodigiosi automatismi estranei ai nostri sentimenti riprodurranno copie a tua immagine. Se la metamorfosi di Daphne ha beffato il dio Apollo, complice una talea d'alloro, anche il clone del mio amore si muterà in flora eroica per incoronarmi la rugosa fronte. Dal sottosuolo sentirò le rane gracidare nei muscosi stagni e la prole dei rati squittire nelle costellate notti d'estate. La dea Bendata. Affine a quello del cielo un diluvio di lacrime, infradicia gli addii, che l'accompagnano al tetro muro per essere fucilata. A Bendatura avvenuta, un tizio la riconosce per la fortuna stessa, l'esecuzione è sospesa. A un simile personaggio non si nega la grazia. Umberto Eco, ecco l'uomo impegnato con le sue uomo. Come il pifferaio di Hamelin. Il pifferaio di Hamelin si è tramutato in Eco. Lo perseguitano i fantasmi di quegli ingenui roditori che in altri tempi corrosero le fondamenta, le vetuste opere della tradizione letteraria, nel vano sogno di imitare i cosiddetti capolavori gioissiani. Ma affogarono quasi tutti dell'opera aperta, mentre il suo autore moltiplica i loro incubi con milioni di echi. Ditemi, quando siete stanchi. Domande. Che genere di polvere si vuole diventare dopo il congedo dal mondo? Di marmo, per sentire l'intrinseca vanità delle opere monumentali? Di pepe, per far sternutire gli altri spiriti? Se certi stravaganti, cultori di dottrine esoteriche, si rappresentano nel dopo come polveri al vento, noi, che siamo cattolici, rimarremo polvere sepolta e non ci diletteremo al gioco dei venti. È inevitabile che alcuni cambino religione. Autografi di Bibbia, ipotesi creazionista, un dio ignoto e casinista ci ha appaltato, affidando la creazione a dei folli ingegneri, bilioni di batteri. Il materiale natura su cui siamo stampati è labile e si guasta. Andrebbe protestato. Per le riparazioni ci vorrebbe un corpo officina simile a una nostra copia, ma la manutenzione costa troppo. La prossima volta cambieremo natura e anche stampatore. Bene, isole contese, io come dicevo, isole Curili, isole dello stretto di Babel, isole Spratly, isole Falkland Malvine, isole Grande Piccola Tomb, isole Senkaku, isola di Cipro, isola Babylon, isola Abu Musa, scogli di Takeshima, isole della discordia. Bene, io avrei finito.
mano verso le ginocchia, se no piano. Allora, niente, vorrei però concludere con qualche... quello che penso dei poeti, magari. No? Va bene? Sì, ecco. Poetica. La manicure della poesia. Preda nel tempio di Vesta per sentirsi più vista. Intinge la penna nel mestro e scrive assecondando l'estro. La manicure ittita, sillaba sulle dita, e per i tagli sicura si affida la scure. Col calcolo della mania arrotonda la poesia. Ricorre pure alla rima per aggiustare la rima. Nel dubbio consulterebbe un ex tagliatore di teste della Nuova Guinea, con cattedra a Papua. Per quanto è lesta nell'arte del canto, nemmena gran vanto. Alla manicure del verso è spuntato un nuovo dito, l'endecasillabo edipico. Virginale in cielo con ermetico piede, a passo di metrica dal canone ortopedico. Con l'arco scalzo, il verso greve scalcio. Poeti in pericolo, sui veloci treni francesi, Sabina il dolcificante alle effigi dei poeti, Villon, Rambaud, Breton. Affrancano letterine, bustine di zucchero. E se la dolce energia avesse per fine la terapia della tetra malinconia, scopo d'una chimica euforia mirante a scombinare l'amara essenza della poesia. Vabbè, la mia vecchia polemica contro lo zucchero, perché io sono quella impegnato, sono contro lo zucchero, queste stupidaggini, no? Sì, ma voglio dire, come dire, impegni lievi. Poi la poetica, nel tagliarmi le unghie dei piedi, il pensiero corre per analogia alla forma della poesia. Questa pratica mi evoca la fine perizia tecnica di scorciare i versi cadenti, limare le punte acuminate, arrotondare gli angoli sonori agli aggettivi stridenti. È bene tenere le unghie corte. Lo stesso vale anche per i versi. La poesia ne guadagna in igiene e il poeta trova una nuova calliope a cui ispirarsi, la musa Podolia. Vena poetica, stimando la mia vena alquanto occasionale, taluni mi consigliano perché non indichi, scusate, perché non indici un'asta e asservi i tuoi versi, i tuoi fregi verbali alla gloria d'un mecenate, una potente dinastia a cui sono legato dall'amicizia, tiene in bilico il mio estro con divertito cinismo, la loro propensione a tenersi defilati invece che offrirsi alla celebrità, fa di me un disoccupato. Al cucciolo, a una chiamata, scoppierà la guerra e noi ci arruoleremo nei soldatini di piombo, sotto l'arco di trionfo, sfileremo alla berlina, dentro l'ampia vetrina d'un'antica cartoleria. Amore, pazienza, che mette a letto la poesia. Penso che la vostra pazienza ha un fine. E che non è infinito. Hai ancora pochi. Eh? Ancora due. Si sì, devo provare qualcosa di... però, qualcosa di romano. No? Il cinema che fu. Nel buio delle cineteche, fantasmi di bolscevichi affrettano la storia marciando a 16 fotogrammi al secondo. Col passo dei film comici distruggono arredi, Arnouveau e delicate lampade
di Gallet e Dom, illuminate teneramente dalla linfa elettrica. Sanguinano, broncati, i bulbi decapitati dalle affilate falce, la cieca di calpesta coi martellanti stivali, facendo il non dire gli esperti antiquari. Io chiuderò facendo un omaggio a Luigi Ontani, poiché ho scritto per lui nel suo delirio napoleonico, sempre al Museo Napoleonico, sempre voglio dire grazie a Napoleone, questo lungo poema che mi ha molto ispirato. E quindi questo sarà. Ringraziamento conclusivo con questo testo per Luigi Ontani. Superbi arcobaleni franavano sull'oceano come archi di trionfo dell'architettura naturale. Si immergeva nel mare il tuorlo d'uovo del sole e i volubili imperi cromatici si sovrapponevano nei dispetti. Calava la notte dei tempi e inghiottiva nel nulla lo spettro dei colori. All'imperatore che meditava la conquista del mare apparve un UFO divina. Sant'Elena, in abito manierista, forse rivestita dal contorno, in forma di ex voto, alato, solcava il cielo africano con rotta nord-sud, dalla piazzaforte del porto di Mogador. Tuonarono i cannoni arrugginiti dai secoli. Più che la prigionia inglese, pativa quella degli artisti che lo paralizzavano nelle snervanti pose. Erano loro i carcerieri dalla crudeltà estetica. Il mondo lo preferiva sulle pene piuttosto che sui campi di battaglia. Evadeva di quadro in quadro per finire nella trappola delle varianti materiche, fino a cadere prigioniero del Museo delle Cere. E a nulla valeva il suo fiuto strategico contro l'astuzia degli artisti, se ancora due secoli dopo, lontani volante, ispirato da Sant'Elena Graziosa, lo imprigionava nel Centauro con la formula magica del cognome Bonap Arte. Bravo. Ah, Valentino, mi fa pensare al pane al vino. Oppure al pene e al vino. In quanto Valentino è divino. In quanto Valentino è divino. È divino. È divino.